Cari esseri solari, eccoci qua. Oggi è il 28 di ottobre, stavo dicendo, magari. Oggi è il 28 agosto. Faccio questa prima ripresa, poi li monterò insieme e vedremo. Adesso, in questo nuovo anno, per me comincia adesso, anche se poi effettivamente stiamo nella fase discendente, verso la discesa, verso l'autunno. Allora, io adesso sto facendo dei mandala, dei mandala, mi piace di più dirlo, ma come mandala. Allora, abbiamo letto molto, abbiamo sentito molte cose sui mandala. Tra l'altro, sembra che chi visitò le prime volte i monaci su tibetani facevano i mandala con la sabbia davanti al loro luogo di culto in silenzio con le sabbie colorate, doveva essere bellissimo. E il testimone che vide queste cose poi alla fine li sparpagliavano, li distruggevano. Questa impermanenza dell'essere è meraviglioso. E però i quadri rimangono. E chissà, può essere che farò qualche cosa del genere. Allora, i miei mandala sono molto atipici, quindi forse disturberanno qualche, diciamo, purista della materia. Per me sono atipici, cioè il mandala è una figura che nasce secondo la tradizione in modo estremamente rigoroso, geometrico, dove ci sono tutta una serie di ripetizioni che danno una grande emozione, una grande introspezione. Ma come fase meditativa, come avete visto nei disegni con le matite colorate che ho fatto, ci sono state delle fasi che effettivamente sono delle vere e proprie meditazioni. E ognuno di noi è la vita stessa che è una meditazione che non finisce più, che tante volte, però non possiamo farne a meno e ci dà delle spinte. Allora, come ogni cosa, io la voglio, diciamo, impostare con il principio dello scarto. Lo scarto non come eliminare qualcosa, ma come deviazione dalla linea retta. Ogni cosa, avete visto quando ho fatto i disegni con le matite colorate, una linea poi cambia direzione. Ebbene, questo è lo scarto, come lo scarto di un cavallo che cammina e scarta da una parte e così via, no? Così, a me piace questo, probabilmente è tutto un fatto introspettivo che cerco di manifestare. Allora, i miei mandala sono atipici, cioè non seguono la rigida geometria e scartano in ogni momento. Questo è il secondo, il primo è già finito, lo farò vedere un'altra volta. Faccio soltanto questo assaggio, vedete? C'è un cerchio dominante, un altro cerchio interiore e i 12 raggi, questi sono i 12 sensi, i raggi sono i sensi. E un'altra volta elencherò quali sono. Ci sono i fuochi all'interno e i raggi non sono tutti simmetrici, i raggi vanno a momenti. In base sono 12, 12 sono i mesi dell'anno, sono 12. Sono, mettiamoci, ognuno ci può mettere la fantasia propria, il proprio sentire. Entrando dentro questi, ecco lo scarto, il primo scarto da un cerchio, il secondo scarto che poi prende il colore di queste arborescenze che crescono all'interno dei raggi, all'interno di noi stessi. Ancora un altro pezzo che dovrò ancora definire questo, questi altri elementi e anche i colori, questi sono il blu di cobalto. Poi ci saranno il blu oltremare, no? Questi sono il blu oltremare e il blu di cobalto, questi interni. Poi i verdi di iridian, i verdi smeraldo, il fondo bianco e ci saranno molte sorprese. Allora, posso mettere un pezzettino di colore soltanto e vediamo, ecco, un po' di verde. Si comincia in questo modo, in cui queste efflorescenze prendono vita. Io mi fermo qua.
Mi fermo perché li faccio lentamente, molto lentamente, e è questo pennello, questo piccolo colore, è il colore di quel quadro, è la mia vita. Boh. Ciao a tutti, alla prossima volta. Poi questi video li unirò e comunque li metterò tutti su YouTube, sul mio canale di YouTube. Belli come il sole, comunque quel quadro di Belli come il sole diventerà il primo. Ecco, questo era il quadro in colori ad olio, in colori a pastello, con il pastello, eccolo qua, in una cornice di Ikea. Ecco, si vede meglio, ci sono i riflessi della luce della finestra. Questa è la rappresentazione della musica. Io non posso intrattenere le persone con la musica, purtroppo mi piacerebbe molto. Adesso questo è il primo dei quattro che Michele ha promesso di mettere in musica. Questo è il primo. Lo ricordate? Quindi ciao esseri solari, ci rivediamo. Ciao ciao. Un abbraccio a tutti. Allora proverò un attimo ad accompagnarvi all'interno di questo disegno per non averlo così sparato davanti e uno non capisce. Devo dire francamente che questo è stato il primo anno da metà 22 che riesco a spiegare le cose che faccio, ad accompagnarvi dentro. Mi avete messo nei commenti delle bellissime frasi, tipo ci accompagni, entriamo dentro il disegno, eccetera eccetera. È proprio quello che non facevo prima. Uno si limita sempre a dire ah, ho fatto questo perché questo, quell'altro, ma non si capisce. E in questo modo mi è venuto spontaneo accompagnarvi dentro. Che vuol dire? Che io mentre faccio le cose, io penso, vediamo se riesco a ridire quello che su questo quadro ad olio, che diciamo è una tendenza un po' grafica, a far sentire. Abbiamo parlato, ho detto prima, del mandala. Il mandala concentrico che è atipico, eccetera, eccetera, l'ho detto prima. Allora, che cosa sono i raggi? I raggi sono i 12 sensi. I 12 sensi partono da un centro. Questo centro si dirama all'esterno, non in modo simmetrico. Infatti ho messo comunque le direzioni nord, sud, est, ovest, le quattro parti e le diagonali. Queste però non è detto che debbano, in quello precedente che ho fatto prima non è così, sono più asimmetrici. Qui sono stato un pochettino più attento alla simmetria, però una simmetria sui generis che me la sono inventata io. Allora, queste fluorescenze sono dentro i raggi. Adesso in questa fase del disegno si fermano a questo cerchio più centrale, poi continueranno all'interno. All'interno ci sono queste altre che ho tracciato con la matita per avere una traccia, perché così mi viene da fare, diciamo, è più sicuro il risultato fuori, o comunque lo prefiguro in qualche modo. Saranno di un altro colore, ma continueranno all'interno. Ci saranno dei vuoti e poi delle superfici che saranno trattate con una fluorescenza molto fitta. Quindi all'interno di questi cerchi, ecco queste fluorescenze che nascono all'interno del cerchio, un po' come nel quadro del Bosco Sacro che avevo detto, no? Questi elementi che crescono, che nascono, la natura è la vita, la vera vita della terra è la natura. E proviamoci. E quindi nascono sempre con riferimento con un altro doppio centro, un doppio cerchio. All'interno, mentre io faccio queste cose, vedete, questa curva mi è venuta spontanea, di per sé, questo è un primo scarto e un altro scarto, in modo tale che tutto questo cerchio prende delle energie che vanno a sparare una dimensione superiore, non so che dirvi, io lo sento che è un qualche cosa che viene e richiede questa dimensione. Anche mentre faccio queste fluorescenze,
non è un fatto puramente grafico di stare a fare una lineetta con l'altra, è istintivo, perché so qual è la legge con cui la natura fa creare le foglie, gli alberi, i riccioli, eccetera, ma poi da quel principio si parte e non si sa dove si arriva. Poi chiaramente c'è anche un piccolo controllo estetico, perché necessariamente ci deve essere, altrimenti rimane non riproducibile. Così anche questi sono spazi, vedete queste righe? Queste le farò tutte in un blu, probabilmente oltremare, con tutti i riccioletti bianchi all'interno. Quindi sono questi elementi che si affacciano su ogni settore, perché i 12 raggi li dividono in altrettanti settori e questi settori avranno una vita a parte. Allora, queste fiamme all'interno sono in senso orario, questi altri vanno in senso antiorario, quindi si mescolano insieme direzioni nello spazio diverse. Ecco, però quando comincerò a colorare queste parti centrali, sicuramente qualcosa cambierà in questi altri elementi. Per il momento queste zone esterne rimangono bianche, poi può essere che le riempirò tutte. Questo lo dovrò decidere alla fine, perché se sento che è necessario inglobare queste cose, ma dare il risalto, ci deve stare un risalto, non può essere morto, no? Se no diventa chiuso, soffocato, invece deve essere libero, aperto. Ecco, ho provato a fare questa piccola spiegazione, più che spiegazione è questo accompagno, ripetere un pochettino le cose che ho sentito mentre le facevo. Non si può fare mentre si dipinge, come con le matite colorate, perché diventa troppo lento, noioso, lungo, eccetera, eccetera. Quindi proverò a mettere degli spezzoni. Ecco, ciao, un caro saluto a tutti, un abbraccio. Giuseppe. Videoclip 1. Ciao, ciao. Cari esseri solari, eccoci un'altra piccola puntata sul mandala atipico che sto facendo. È un piccolo insert nel video generale. E come vedete sono diventati vari dischi concentrici in cui ci sono i raggi dei 12 sensi e ho creato queste fasce che sentivo che partivano, che ruotavano intorno a questo centro, segnato in modo piccolo ma significativo. E qui ci saranno altre strisce di fuoco. Come ho messo questa corona solare che va verso l'interno, e qui ho sentito di metterci delle zone che sono che vanno a guardare verso il centro e si mettono in relazione le une con le altre, si guardano, colloquiano, perché mentre lo faccio penso chiaramente alle cose che, come quando faccio i disegni a matita, qui chiaramente non è la stessa cosa, e mentre metto il colore, per esempio posso far vedere un pezzettino, perché ci vuole sempre tanto tempo, ecco, vedete, questo l'ho già cominciato a riempire, il colore va avanti, e mentre va avanti immagino questa superficie che diventa piena, che si allarga, che la sento dentro il cuore, la sento, questa superficie, ecco, qui va a finire, diventa tutta quanta intera. Poi questi, naturalmente ho fatto dei pezzetti intorno per avere poi più sicurezza nel posizionare il pennello, e quindi il pennello che striscia non è come adesso intingo un pochettino il colore. Quando intingo il colore, quando metto col pennello, non è la stessa cosa come con la matita, perché con la matita hai proprio la mano che agisce, che la senti. Qui invece il pennello è una cosa più delicata, più dolce, però è visiva, la questione qui è tutta visiva, mentre con le matite colorate, la questione è visiva ma fisica. Qui è visiva, col pennello però devi cercare di mantenere i contorni, insomma c'è un minimo di tecnica per poter lavorare. Però col pennello noi abbiamo la sensazione visiva che lavora per tutta quanta. E allora dentro il disegno c'entri a mano che il colore
si espande a mano che viene a, a colmare tutta la parte che hai previsto. Come vedete ci sono due tipi di blu, c'è il blu oltremare e il blu cobalto, perché devono entrare in colloquio fra di loro, si devono alternare, devono creare una distanza. È tutta come nei quadri, come nei disegni, è la dualità quella che domina tutto quanto, perché siamo sempre varie persone dentro di noi, ma bisogna mettere tutte quante alla luce e non stanno mai in conflitto fra di loro se non le vogliamo obbligare e costringere. Ok, ciao, alla prossima volta.